Buongiorno a tutti, dopo tantissimo tempo torno a fare un video sui materiali del powerlifting e in particolare sulle nuove ginocchiere, ginocchiere di nuova generazione che hanno un po' sostituito le vecchie ginocchiere SBD A7 Strengthshop che giravano tempo fa. Le prime ginocchiere che sono arrivate in commercio sono state le Inzer che adesso stanno utilizzando moltissimi powerlifter, si vedono un po' dappertutto. E le caratteristiche di queste Inzer le ho già illustrate in alcuni video precedenti, un video di presentazione del prodotto e un altro video in cui si mostrava il comportamento, diciamo, di queste Inzer a carichi submassimali. Per quanto riguarda le Inzer, io poi ho scelto, una volta uscite le Titan, di comprare le Titan e ne ho comprate ben due paia perché queste ginocchiere hanno delle caratteristiche particolari. Prima di tutto sono molto più pesanti di queste, sono meno cedevoli, hanno una caratteristica, come si vede, abbastanza simile alle Inzer perché seguono la linea del ginocchio. Le Inzer sono leggermente più a campana ed è questo il punto fondamentale. Le Titan molto meno. Quando ho acquistato le Titan della mia personale taglia, che è una taglia XS, mi sono trovata piuttosto male perché proprio questa caratteristica alla base della ginocchiera mi ha impedito di sfilarle alla fine della sessione di allenamento. E perciò sono rimasta incastrata con queste ginocchiere e nel toglierle, usando delle pinze, si sono rotte, quindi ho dovuto prendere una taglia più grande. E la taglia più grande, che è una taglia S, straordinariamente io ho comprato una taglia S perché della SBD ho sempre usato la XXS, delle A7 ho sempre usato la XXS, delle Inzer ho preso la XS perché era la taglia più piccola, ho preso la XS della Titan e la XS della Titan era mortalmente stretta. Quindi questa è l'unica ginocchiera S che ho. Poi ho acquistato delle ginocchiere che mi piacevano esteticamente. Leoni, eccole qua. Allora, avevo avuto una pessima esperienza con delle Leoni di vecchia generazione perché una volta acquistate si erano immediatamente rotte nella cucitura proprio di connessione fra i lembi della ginocchiera. Quindi ero un po' prevenuta perché non sapevo che tipo di prodotto mi sarei trovata. Una volta arrivate queste ginocchiere, di cui ho preso la taglia XS, mi sono trovata una situazione simile alle Titan, nel senso che anche queste ginocchiere, taglia XS di queste ginocchiere, è mortalmente stretta, però meno stretta di queste. Ho utilizzato dei trick simili al gear, nel senso che per indossarle ho utilizzato delle cinghiette. Che ho illustrato anche in video precedenti quando mettevo delle SBD, povera ingenua che non sapevo che cosa voleva dire mettere queste ginocchiere qui. Pensavo che fosse difficile mettere le ginocchiere di vecchia generazione, invece sembrano dei guanti al confronto di queste. Ecco, che cosa dire? Anche le ginocchiere Oni hanno la caratteristica di essere più alte, quindi attenzione perché chi ha il quadricipite molto grosso qui troverà delle difficoltà perché in questa parte alta costringono molto il quadricipite. Chi invece ha la gambina un po' più affusolata, allora direi che la Oni è perfetta. Anche qui alla base si vede, aspetta che prendo le Inzer, così si vede. Anche alla base si vede che le due ginocchiere sono abbastanza diverse, mentre sia le Inzer che le Titan scendono un po' a campana, Leoni no. Leoni sono più dritte, quindi il senso di costrizione c'è sia alla base che alla sommità della ginocchiera. Quali mi piacciono di più? Direi che ultimamente nelle fasi di allenamento pre-gear e anche a carichi massimali ho usato le Titan perché sono proprio un bel prodotto e pur non essendo strettissime, perché la taglia S è abbastanza più grande della taglia XS, mi sono trovata molto bene perché avevo quel senso di contenimento del ginocchio senza avere alcun tipo di problema costrittivo. Quando ho usato le Oni mi sono sentita veramente corazzata.
Queste sono delle ginocchiere bellissime, però bisogna fare una enorme attenzione alle taglie, perché anche in questo caso, come nelle Titan, il tessuto è piuttosto pesante, la ginocchiera non è per nulla cedevole e inoltre, mentre nelle Titan e nelle Inzer c'è un'unica cucitura posteriore, qui nella Oni vediamo che le cuciture sono due, quindi questa è una ginocchiera fatta di due pezzi, mentre queste sono a pezzo unico. Anzi, no, la Titan è a due, a tre pezzi addirittura, perché ha un primo pezzo centrale qua e altri due. Però quello che si percepisce è come se ci fosse un'unica cucitura. Queste due non si percepiscono, queste due cuciture qui. Quindi non si sente proprio. La Oni invece ha proprio dei due pezzi che danno una sensazione diversa quando il ginocchio si piega. Mentre in questa Titan il ginocchio, la cucitura segue la linea del ginocchio che si piega, qui no. Qui si ha proprio la sensazione che ci sia qualche cosa a un certo momento che non si piega più. Quindi la Oni dà più il senso di contenimento in fase di buca. Queste qui invece danno un senso di contenimento in tutta la fase dello squat, dall'inizio alla fine. Allora, io credo di aver terminato. Mi dispiace se non faccio grandi tagli su questo video perché non ho francamente moltissimo tempo, però spero che sia stato ugualmente utile. Aspetta che metto anche qua le Titan, che sono le mie preferite. Queste qui sono ormai le mie ginocchiere, quelle un po' da battaglia, perché le ho usate talmente tanto che. Ecco, però, siccome io sono abbastanza magretta, le Inzer, quando le uso in gara a peso proprio di gara, sono tanto larghe. Quindi io penso che utilizzerò nelle prossime gare le Oni. Bene, allora non taglierò tanto questo video, abbiate pazienza, spero lo stesso che sia utile, anzi forse anche di più perché senza tanti fronzoli magari anche meglio. Vi saluto e alla prossima.